Amici di Extreme Hardware, benvenuti a questa nuova video recensione. Quest'oggi vi parliamo di Asus Zenfone Zoom, uno smartphone molto particolare caratterizzato da una fotocamera decisamente atipica, in quanto integra uno zoom ottico da 3x. Andiamo subito a vedere la confezione. Per quanto riguarda appunto la scatola e gli accessori, in questo caso Asus ci ha fornito una scatola particolare in versione celebrativa. Come vedete, infatti, le dimensioni della scatola sono decisamente importanti, assomiglia in un certo senso a quelle che custodiscono, insomma, libri e tomi di particolare valore. Andando ad aprire quindi la confezione, troviamo dunque vari accessori e anche vari gadget. Innanzitutto c'è questo foglio con una sorta di descrizione celebrativa di quelle che sono le caratteristiche dell'Asus Zenfone Zoom. Proseguendo per i gadget ci sono le Zencredible Photocards e c'è anche questo pupazzetto celebrativo. Proseguendo con gli accessori abbiamo lo Zen Flash. Ve lo facciamo subito vedere, eccolo qua, ne analizzeremo le funzionalità più avanti. C'è poi un comodo laccio che serve per maneggiare con maggior sicurezza lo smartphone, è realizzato in pelle e risulta piuttosto utile anche perché lo smartphone è caratterizzato da dimensioni e peso abbastanza importanti. La scatola vera e propria del telefono è questa qui. Eccola qua, vedete il logo Zenfone Zoom leggermente a specchio, non è particolarmente leggibile in caso in cui la luminosità sia un pochino bassa. Aprendo la confezione abbiamo ovviamente lo smartphone e il caricatore. Si tratta di un caricatore particolare in quanto, ecco qua la scritta, dovrebbe essere da esatto 5 volte 2 A, quindi ricarica particolarmente rapida. Vedete qui 5 volte 2 A oppure anche 9 volte 2 A. Abbiamo ovviamente gli auricolari che sono stati particolarmente curati, sono caratterizzati da magneti di ottima qualità, quindi si rivelano auricolari più che buoni, e ci sono alcuni cappucci in gomma di ricambio. Spostiamo un attimo il telefono, al di sotto abbiamo chiaramente la manualistica e il cavetto USB, micro USB. Adesso andiamo a vedere il telefono e le varie caratteristiche tecniche e costruttive. Vi chiediamo solo un attimo il tempo di posizionare meglio la nostra fotocamera. Bene, riprendiamo ora con la recensione di Zenfone Zoom. Andiamo subito ad elencare quelle che sono le caratteristiche tecniche. Abbiamo una CPU Intel 64 bit Z3590 da 2,5 GHz. C'è anche una versione con la CPU Z3580 che opera invece a 2,3 GHz. Per quanto riguarda la memoria RAM, abbiamo 4 GB, mentre la memoria interna è notevole in quanto è caratterizzata da ben 64 GB disponibili. C'è la possibilità anche di inserire microSD fino a 128 GB. Il display è da 5,5 pollici, è una dimensione ormai classica sugli Zenfone, risoluzione Full HD, quindi 1920x1080 e 403 ppi. Abbiamo poi una batteria da 3000 mAh. Il comparto fotografico è chiaramente quello che la fa da padrone a livello di caratteristiche tecniche su questo dispositivo. Se giriamo appunto lo smartphone, vedete come sia molto accentuata la zona dedicata alla fotocamera. Ricorda sotto molti punti di vista le fotocamere compatte vere e proprie. Abbiamo già detto dello zoom ottico 3x. La fotocamera posteriore è da 13 megapixel, lo zoom arriva fino a un 12x in digitale, le lenti sono a marchio Hoya, sono lenti a 10 elementi progettate appositamente per questo smartphone. C'è la stabilizzazione sia software che hardware. Il flash è di tipo dual tone, quindi un'illuminazione decisamente più realistica, e c'è ovviamente, vedete qui, anche l'autofocus laser. Se
avviciniamo il telefono, dovrebbe esserci, non riusciamo, ecco, siamo riusciti a mettere a fuoco. Vedete, sono elencate le varie caratteristiche: zoom ottico 3x con stabilizzazione ottica, 13 megapixel, apertura 2.7-4.8, doppio flash, laser autofocus e lenti OIA. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, invece abbiamo una classica fotocamera da 5 megapixel. A livello costruttivo lo smartphone si presenta decisamente solido e di qualità decisamente elevata. I materiali sono più nobili rispetto a quelli che troviamo su molti altri Zenfone. Innanzitutto il telaio dello smartphone è realizzato interamente in alluminio. Lo spessore è abbastanza importante, anche perché è necessario custodire, insomma, tutte e 10 le lenti della fotocamera, ma comunque non è uno spessore eccessivo o estremamente importante come quanto si raggiunge per esempio su Zenfone Max. Come detto, appunto, i materiali sono di ottima qualità. Lo smartphone appare decisamente ben costruito e progettato. Il retro è realizzato interamente in pelle. Vedete che c'è questa sezione a sbalzo che permette di bilanciare lo smartphone quando questo è poggiato a schermo all'insù su un tavolo. Lo speaker è, come vedete, sul retro abbiamo anche il logo di Asus. I pulsanti sono tutti sul lato destro, questo è il pulsante di accensione. C'è ovviamente il bilanciere del volume. Abbiamo poi due pulsanti dedicati, uno apposito per la registrazione dei video e uno per lo scatto delle fotografie. Nella zona inferiore abbiamo il microfono, la porta micro USB, e c'è anche vedete questo piccolo intaglio che permette di aprire la cover posteriore. C'è inoltre questa asola che consente di inserire l'accetto per maneggiare meglio lo smartphone. C'è un altro microfono nella zona superiore e ovviamente il jack audio. Il lato sinistro è completamente pulito, non c'è nulla. Sul frontale, vedete, abbiamo il classico inserto metallico e tutto il resto invece è occupato dal display in vetro da 5.5 pollici. Ho dimenticato tra l'altro di dire che il display è un Gorilla Glass 4. Andiamo a vedere subito la Zenfone UI, che caratterizza tutti i dispositivi di Asus, sia smartphone che tablet. Abbiamo già parlato in molteplici occasioni della Zenfone UI. Si tratta in sostanza di un'interfaccia grafica personalizzata, decisamente vivace e colorata, che però non esagera mai, non va mai nel pacchiano o comunque in qualche cosa di eccessivamente elaborato a livello estetico e a livello di colori. Diciamo che riesce a coniugare abbastanza bene quelle che sono le caratteristiche di minimalismo di un'interfaccia come quella di Android AOSP e le caratteristiche invece di vivacità e colori di interfacce particolari che sicuramente alcuni utenti più attenti conosceranno, come per esempio la MIUI. Abbiamo appunto già analizzato la Zenfone UI in molteplici occasioni. Come vedete, c'è un launcher personalizzato creato da Asus. Anche tutta la sezione della barra delle notifiche è stata personalizzata. I controlli rapidi sono davvero tanti. Tutta la zona delle impostazioni è stata ulteriormente arricchita e modificata, non soltanto a livello estetico. Ci sono varie impostazioni personalizzate. Tra l'altro vi facciamo notare che la versione di Android installata su questo dispositivo è la 5.0, versione abbastanza vecchia, però comunque sempre aggiornata a livello di patch di sicurezza dal produttore. Proseguendo un attimo nelle impostazioni personalizzate, vedete che per esempio abbiamo le impostazioni relative alla ZenMotion, ovvero possiamo attivare per esempio la possibilità di spegnere o riattivare lo schermo con un doppio tocco appunto sul display. Possiamo attivare anche la modalità una mano, che consente di ridurre in modo virtuale le dimensioni del display in modo da simulare l'effetto di un display più piccolo ed utilizzare meglio con una mano sola il dispositivo, perché insomma alcune persone potrebbero avere problemi a maneggiare appunto questo smartphone ed accedere a tutte le caratteristiche dell'interfaccia grafica con una sola mano, viste le dimensioni appunto del display.
Abbiamo varie impostazioni poi anche relative al risparmio energetico. Ci sono varie modalità che vi spiegherò nel dettaglio più avanti. Per quanto riguarda sempre gli aspetti grafici, abbiamo la possibilità di personalizzare i temi e scaricarne alcuni direttamente dal database di Asus. In questo caso il caricamento non è stato particolarmente veloce, però insomma le possibilità appunto di personalizzare l'interfaccia grafica sono davvero molte, e nel complesso, come abbiamo già detto varie volte, la Zen UI ci sembra una delle interfacce grafiche e suite insomma di software, di applicativi meglio curate e sviluppate appunto dai produttori di smartphone Android. L'unica pecca, che abbiamo già evidenziato in varie occasioni, è che la Zen UI è caratterizzata davvero da una gran quantità di applicazioni preinstallate. Non si possono modificare, o meglio, in gran parte, buona parte di queste non possono essere disinstallate, alcune possono essere disattivate. Nel complesso non danno particolare fastidio, però insomma forse sarebbe meglio ridurre un pochettino la quantità appunto delle applicazioni preinstallate, anche per mantenere più spazio libero sul telefono e meno memoria RAM occupata, anche se in questo caso la memoria RAM non è assolutamente un problema, in quanto si attesta, come detto, a ben 4 GB. Giunti a questo punto, andiamo a valutare le prestazioni complessive del dispositivo, a cominciare dal browser. Abbiamo già aperto su Chrome la pagina del nostro sito, aumentiamo solo un pochino la luminosità, forse troppo. Torniamo con l'automatica. Dunque, il nostro sito è abbastanza pesante, in quanto è caratterizzato dalla presenza di molte immagini, molte illustrazioni che servono appunto a far capire all'utente quello che è il contenuto dell'articolo. Per quanto riguarda i tempi di risposta del dispositivo alla navigazione sono molto buoni. Come vedete, infatti, possiamo scorrere la pagina, che è parecchio pesante, davvero intasata da moltissime immagini, senza alcuna difficoltà, senza alcun problema. Anche lo zoom funziona più che egregiamente. Da questo punto di vista, quindi, la CPU Intel a 64 bit fa sicuramente un ottimo lavoro. Proviamo anche ad aprire il sito di Asus. Purtroppo non abbiamo una linea DSL particolarmente veloce, quindi dovete avere un po' di pazienza. Anche in questo caso, comunque, come vedete, la navigazione è più che soddisfacente e le prestazioni assicurate da questo dispositivo sono assolutamente ottime. L'hardware infatti è comunque un hardware da top di gamma, in quanto sia a livello di CPU che di memoria RAM che di schermo, in termini di risoluzione siamo su valori decisamente rispettabili. Questa è la pagina di Asus dedicata appunto a questo modello di smartphone, lo Zenfone Zoom. È una pagina estremamente pesante, perché vedete sostanzialmente tutte le caratteristiche tecniche sono illustrate in modo ottimo attraverso queste infografiche molto belle esteticamente. Come vedete, comunque, la navigazione è davvero molto buona, non c'è alcun tipo di incertezza, alcun tipo di lag. In questo caso non si può effettuare lo zoom, il pinch to zoom su questa pagina, ma comunque nel complesso abbiamo evidenziato una navigazione sempre soddisfacente e mai assolutamente problematica durante il nostro periodo di prova. Rimanendo sul test delle performance di questo dispositivo, andiamo a vedere invece come si comporta il video per quanto riguarda la risoluzione, decisamente buona, il Full HD, e anche per quanto riguarda l'audio. Aumentiamo soltanto la luminosità al massimo e vi facciamo vedere un video di prova. Thank you.
Dunque, come avete visto, ho anche mosso leggermente lo schermo in modo da farvi valutare quelli che sono gli angoli di visuale. A mio avviso, il display di questo smartphone è davvero ottimo, la risoluzione Full HD permette di godere appieno le qualità appunto dei video come quello che abbiamo appena visionato. Anche l'audio è veramente molto buono. Tornando un attimo al display, vi faccio notare inoltre che è presente l'applicazione Splendid che permette di modificare le tonalità e le varie caratteristiche dei colori, in modo da appunto ottenere un bilanciamento dei colori, ottimale in base alla situazione di utilizzo del dispositivo. Nel complesso, quindi, prestazioni davvero ottime anche per quanto riguarda la visualizzazione, di video, filmati di ogni tipo, anche film se vogliamo, in quanto la memoria interna dello smartphone è piuttosto ampia e quindi si possono memorizzare senza problemi anche film, in 1080p. Continuando sempre nella valutazione complessiva di quelle che sono le performance, andiamo un attimo a vedere come si comporta Zenfone Zoom con il gaming. Apriamo quindi Real Racing 3. Real Racing 3, gioco particolarmente pesante, i dettagli grafici sono notevoli e quindi è uno dei videogame più indicati per valutare le prestazioni di uno smartphone, soprattutto a livello di CPU e anche vorrei dire di GPU, in quanto è quella che si occupa principalmente delle prestazioni grafiche dello smartphone. Dunque, andiamo a gareggiare subito. Un attimo per il caricamento. Allora, come avete visto, lo smartphone non ha evidenziato alcuna criticità, alcun problema nell'utilizzo appunto di Real Racing 3. È, come ho detto, un gioco abbastanza esigente, la CPU in unione con la GPU decisamente potente riescono comunque a garantire prestazioni davvero ottime. Come avete visto, non c'è stata alcuna incertezza, assolutamente alcun lag e quindi l'esperienza d'uso anche in gaming è decisamente, decisamente soddisfacente. Andiamo ora ad analizzare quello che è l'aspetto più importante e più interessante di questo smartphone, ovvero la fotocamera. Come ho detto, la fotocamera è caratterizzata da uno zoom ottico 3x, digitale fino a 12x. Le prestazioni fotografiche sono più che buone, ma forse non all'altezza di quelle che sono le aspettative legate a questo smartphone. Si tratta di uno smartphone che è incentrato totalmente, in sostanza, sulle abilità fotografiche e forse ci si aspetta qualcosina di più, nel senso che si evidenziano comunque alcuni difetti, soprattutto nell'utilizzo del dispositivo in modalità automatica, difetti riscontrabili in diverse occasioni, soprattutto nel caso in cui
la luminosità della fotografia che si vuole scattare sia particolarmente bassa, oppure nel caso in cui vi siano zone a forte contrasto, per esempio un soggetto in primo piano un pochino in ombra, mentre uno sfondo un pochino più illuminato. Il bilanciamento dei colori forse poteva essere curato un pochino meglio a livello appunto di software automatico. L'applicazione della fotocamera, comunque, come al solito, da parte di Asus è davvero molto ben fatta, molto completa. Abbiamo tantissime modalità predefinite. Possiamo, per esempio, scattare in automatico, in HDR, possiamo scattare in modalità luce bassa, modalità notturna. Applicare vari tipi di effetti, ovviamente il panorama oppure il photosphere, insomma, davvero tantissime modalità predefinite molto molto interessanti, e abbiamo soprattutto la modalità manuale, che sarà la più utilizzata, insomma, da coloro che sono un pochino più esperti e appassionati. La modalità manuale permette infatti di regolare diversi parametri, per esempio il bilanciamento del bianco, l'esposizione, la ISO, il tempo di otturazione. Quindi possiamo regolare a partire, vedete, da 1 su 16.000, possiamo arrivare sino a 32 secondi. Questa modalità manuale è decisamente consigliata soprattutto per coloro che sanno quali settaggi adottare in base alle fotografie che vogliono scattare, e di fatto la modalità manuale permette di sopperire in taluni casi a quelli che sono i difetti insiti nella modalità automatica. Adesso, a parlare di autonomia, vi ho già fatto vedere prima che all'interno delle impostazioni ci sono alcune voci dedicate in particolare al risparmio energetico. Vedete, qui abbiamo la modalità prestazioni, quindi prestazioni massime, modalità classica, ovvero normale, risparmio di energia, risparmio super energetico, e poi una modalità personalizzata definita appunto dall'utente. A mio avviso l'autonomia è abbastanza buona, ma sicuramente non da leader di categoria. I 3000 mAh infatti garantiscono un'autonomia sufficiente per arrivare a fine giornata con un utilizzo medio. Ma nel caso di utilizzo molto molto intenso, può essere necessario ricorrere ad una carica, appunto, verso la fine della giornata. Non è detto che si riesca a raggiungere la giornata intera di autonomia. Sicuramente siamo molto al di sotto dell'autonomia di smartphone come Zenfone Max, siamo anche al di sotto dei livelli di autonomia garantiti, per esempio, da Zenfone 2 Laser, che adotta hardware meno potente, display delle stesse dimensioni, 5,5 pollici, ma risoluzione non Full HD, quindi un dispendio energetico molto inferiore per quanto riguarda appunto il mantenimento dello schermo e della relativa risoluzione. In conclusione, quindi, abbiamo uno smartphone che è sostanzialmente ben bilanciato, offre prestazioni davvero ottime in tutti i casi. Display molto molto buono grazie a risoluzione Full HD con colori vivaci e ben definiti, ottimi angoli di visione, audio molto molto buono e potente, ben bilanciato, prestazioni per quanto riguarda il browser, il gaming e anche la visione di video estremamente alte, ma una modalità fotografica che, sebbene sia stata ben curata, forse non è a livello delle attese. Questa forse è la più grossa pecca di questo dispositivo. Diciamo che per uno smartphone di questo tipo, in sostanza un camera phone, e di questa fascia di prezzo, ricordiamo 550 euro, 549 per la precisione, sullo shop di Asus, forse l'utente si aspetta qualcosina di più. Diciamo che non si evidenziano passi in avanti sostanziali rispetto a quelli che sono gli scatti offerti da dispositivi analoghi, o meglio, più o meno della stessa fascia di prezzo. Smartphone da 400-500 € offrono prestazioni, del tutto analoghe, se non migliori, da un punto di vista del comparto fotografico. Ovviamente con la pecca di non essere in grado di offrire uno zoom, come vedete, da 2,3x. Mi sento di dire che però forse lo zoom ottico non è una caratteristica fondamentale, particolarmente ricercata in uno smartphone. Forse per 549 euro
sarebbe meglio eliminare magari la caratteristica dello zoom ottico, implementando invece un sensore e delle lenti di qualità ulteriormente superiore, in modo appunto da offrire una qualità fotografica che sia punto di riferimento per l'intera categoria. Nella sessione è tutto, in caso di ulteriori dubbi o domande potete porcele sul forum oppure attraverso i commenti.